gotico internazionale è uno stile pittorico, scultoreo e delle arti decorative, caratterizzato da un'eleganza aristocratica e da delicati dettagli naturalistici. Il noto dittico Wilton è esemplare nel definire questo stile. È un'opera di straordinaria bellezza, eseguita dalla mano di uno dei più grandi artisti del tempo, dalla grande abilità tecnica. L'oro è applicato con maestria e piccoli dettagli come le spille e le corone dei personaggi sono in rilievo. Particolarmente preziosa è la cura dei dettagli, come nel mantello damascato del re, ricoperto di piccoli cervi dorati. Cervi che ritroviamo anche in versione bianca come spille appuntate agli angeli. I principali esponenti di questo stile furono Gentile da Fabriano, Pisanello e i fratelli Limburg. Altri nomi sono Michelino da Besozzo, Giovanni da Modena, Stefano da Verona, la famiglia Zavattari e Jacobello del Fiore. Ma elementi di questo stile sono presenti in molti dei principali artisti del primo Rinascimento come Beato Angelico, Lorenzo Ghiberti e Paolo Uccello. Questo stile si diffuse ampiamente nell'Europa occidentale tra il 1375 circa e il 1425 circa, mescolandosi con il primo Rinascimento. Come spesso succede nella storia dell'arte, il passaggio da un periodo all'altro o da uno stile all'altro non è facilmente identificabile con una data precisa, ma è più fluido, più graduale. Lombardia, Borgogna, Franco-Fiamminga e Boemia erano tra i centri più importanti dello stile, ma in generale coinvolse tutta l'Europa occidentale, Inghilterra inclusa. Il gotico internazionale ebbe origine dalla fusione di elementi italiani e dell'Europa settentrionale. Questa fusione fu facilitata dalla rivalità culturale tra le corti più rilevanti e dalla conseguente frequenza con cui gli artisti più importanti dell'epoca viaggiavano tra esse. Il carattere transnazionale di questo stile, tanto forte che in alcuni casi non si è sicuri sulla provenienza di una data opera d'arte, deriva dal fatto che in quell'epoca nessuna città o nazione aveva un ruolo culturale dominante. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!